Teatro Carignano, 21-26 novembre 2023. Repliche accessibili. Zio Vania di Anton Chekhov. Regia di Leonardo Lidi. Al Teatro Carignano va in scena lo spettacolo Zio Vania con la regia di Leonardo Lidi. Le repliche dal 21 al 26 novembre saranno accessibili tramite sopratitolazione in italiano e in italiano semplificato con descrizione dei suoni, audio introduzione, audio descrizione in cuffia e tour tattile. La durata è di 1 ora e 45 minuti senza intervallo. Trama e personaggi. Zio Vania debutta nel 1899 al Teatro d'Arte di Mosca. Questo dramma, assieme a Il Gabbiano, è considerato una delle opere più importanti di Chekhov. La storia si svolge in una vecchia casa della campagna russa. Sonia e suo zio Vania hanno sacrificato le proprie ambizioni per gestire la tenuta agricola del professore Serebriakov. La loro vita, monotona ma ordinata, è turbata dall'arrivo del professore e della sua bella e giovane seconda moglie, Yelena. Li raggiunge anche Astrov, un medico di campagna cinico e disilluso, interessato a Yelena. Sonia, figlia del professore, è segretamente innamorata di Astrov, ma non è ricambiata. Maria, madre di Vania e della prima moglie di Serebriakov, idolatra il professore e lo appoggia in tutto. Un giorno Serebriakov dichiara che venderà la tenuta per ripagare dei debiti. L'annuncio fa emergere rancori e delusioni, inasprisce le tensioni e i conflitti familiari e spinge a compiere gesti estremi. Il dramma ruota attorno al senso di insoddisfazione, alla speranza dei personaggi di cambiare condizione e allo stesso tempo alla loro inerzia. Scene e costumi. La scena è minimale. Un'imponente parete di legno toglie profondità al palco, riducendolo al solo proscenio. Nel poco spazio scenico, davanti alla parete, c'è una panca stretta e lunga, anch'essa in legno. In alcuni momenti vengono proiettati disegni infantili e immagini di un paese devastato. In altri momenti le voci provengono da dietro il muro di legno, con i personaggi nascosti. La luce scandisce il passaggio del tempo, calda per il giorno, fredda per la notte. I costumi sono in stile anni 60, gli abiti degli uomini sono nelle sfumature del marrone. Le donne indossano vestiti color pastello ed esagerate parrucche cotonate. L'anziana Balia ha grossi bigodini. Autore e regista. Anton Chekhov è stato uno scrittore e drammaturgo russo, tra i maggiori autori letterari e teatrali europei del XIX secolo. Nella sua ricca produzione letteraria ha portato in scena le amarezze e le delusioni dell'umanità del suo tempo, rivoluzionando la drammaturgia russa. Leonardo Lidi è regista e interprete di teatro e cinema.
ha ricevuto importanti riconoscimenti in ambito teatrale. Ha portato in scena versioni originali dei grandi classici del teatro internazionale. Per il triennio 2021-2023 è artista associato del Teatro Stabile di Torino. Info, prenotazioni e biglietti. Per maggiori informazioni scrivici ad accessibilità@teatrostabiletorino.it o chiamaci allo 011 516 9460. Prenota in anticipo i biglietti, specificando eventuali necessità, all'indirizzo biglietteria@teatrostabiletorino.it o al numero 011 5169 555. Le persone con disabilità hanno diritto al biglietto ridotto e l'accompagnatore ha diritto all'ingresso omaggio. Teatro Carignano, Piazza Carignano 6, Torino. Orari spettacoli: martedì, giovedì e sabato, ore 19:30. Mercoledì e venerdì, ore 20:45. Domenica, ore 16:00.